Benvenuto in Active Connect G-Series. Diamogli un'occhiata da vicino. Questo è Quick Launcher. Ogni fumetto è un collegamento predefinito alle tue app preferite. Puoi aggiungere e rimuovere fumetti per personalizzare Quick Launcher come desideri. Per aggiungere fumetti, tieni premuto il centro di Quick Launcher e seleziona Aggiungi fumetto a Quick Launcher. Seleziona la categoria a cui appartiene l'app, quindi tocca l'app. Per rimuovere un fumetto, tienilo premuto e seleziona Rimuovi. Quick Launcher è perfetto per organizzare le app per argomento o anche le tue lezioni. Se mantieni premuto il centro, disporrai di altre opzioni per personalizzare la home page. Da qui puoi personalizzare lo sfondo. Per personalizzare in altro modo il dispositivo, guarda Personalizzazione di Active Connect G-Series. L'icona rosa in fondo è la barra degli strumenti. Da qui, in qualunque app ti trovi, puoi tornare facilmente alla home page toccando il pulsante Home. Puoi anche lanciare la lavagna interattiva istantanea o inserire note su una schermata acquisita. Con la lavagna interattiva istantanea, docenti e studenti possono risolvere problemi, prendere appunti o creare immagini ed etichettarle. Il pulsante acquisizione schermata ti consente di inserire note in ogni applicazione in esecuzione su Active Connect G-Series. Ad esempio, puoi acquisire la schermata di un video e scriverci sopra. A sinistra puoi accedere a tutte le app. Le app sono visualizzate in categorie indicate dalle icone a sinistra. Usa il pulsante di ricerca per trovare un'app di cui non conosci la categoria. Una caratteristica utilissima di Active Connect G-Series è che tutte le tue app sono organizzate e accessibili da questa schermata e non ingombrano la home page. A destra puoi accedere ai widget. I widget ti offrono un rapido accesso alle informazioni senza bisogno di aprire l'app che le gestisce. Molte delle tue app preferite come Meteo, Calendario o Email sono disponibili come widget. Per maggiori informazioni sull'uso di Active Connect G-Series, guarda altri video di istruzioni sul sito web di supporto. Grazie per la visione.